Una tragedia umana enorme, segnata da quasi 3.000 morti, più di 8.000 feriti e 300.000 senza tetto. Sono passati 40 anni da quel terribile terremoto di magnitudo 6.9 che alle 19.34 del 23 novembre 1980 colpì la Campania e la Basilicata, lasciandole profondamente martoriate. Oggi, in quei territori, la ricostruzione è quasi completata, ma la ricorrenza del 40° anniversario restituisce ricordi drammatici. Non solo per i lutti e le rovine che quel terremoto provocò, ma anche per i gemiti che nei giorni successivi al terremoto continuavano a salire dalle macerie a causa di ritardi nei soccorsi, che l'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, denunciò con voce alta e fermissima. Sono tornato ieri sera dalle zone devastate dalla tremenda catastrofe sismica. Ho assistito a degli spettacoli che mai dimenticherò. Interi paesi rasi al suolo, la disperazione poi dei sopravvissuti. Sono arrivato in quei paesi subito dopo la notizia che mi è giunta a Roma della catastrofe. Sono partito ieri sera. Ebbene, a distanza di 48 ore non erano ancora giunti in quei paesi gli aiuti necessari. Un'esasperante lentezza che ha accompagnato il processo di ricostruzione delle case mentre continuava a risuonare il lamento degli sfollati, accampati via via con l'imperversare del freddo e della neve, dapprima nelle tende e nei vagoni ferroviari, poi nelle roulotte, poi nei container, fino a quando un prefabbricato sembra un'abitazione vera, per quanto precaria. Infine, a dare il colpo di grazia, le ruberie di tanti sciacalli, scolpite in decine di inchieste giudiziarie, che hanno allungato le mani sulle ingentissime risorse stanziate dallo Stato, ridimensionando ai minimi termini il futuro di sviluppo industriale che era stato disegnato per quelle aree.